Salve gente, sono Necron e benvenuti in questo nuovo video. Voi necroniani che seguite le Chronicle of Necron in Warband. Beh ragazzi, siamo a Trefmond Est, abbiamo recuperato il liuto per Dongal. Ora glielo riportiamo. Dopo aver girato un paio di villaggi, fortunatamente siamo riusciti a... Dove cazzo sono andato? Ancora più giù dobbiamo andare. Finalmente abbiamo recuperato sto liuto del cavolo, finalmente ora glielo portiamo e otteniamo un po' di favori per la cittadina. Reazione 10, finalmente. Ora dovrebbe darci delle informazioni appunto su... Allora, you have done this now, people of Brandis, you can see, find a chivalry from near the Asbran. You know, in this way, they are alone life after the death of the father and the son, and want to live very well, but they should not support them. They are danger to him. Perfetto, era una questione di eredità, quindi che potrebbero essere pretendenti al trono, e quindi vogliono farli fuori, quindi loro sono tutti d'accordo per proteggerli. Giustamente, possiamo provare a salvare i bambini, o altrimenti i bambini crescono, poi diventeranno quello che saranno. Abbiamo perso la reputazione da 10 a 9, ma ci frega di poco. Cerchiamo la strada più rapida, ragazzi, per ottenere il successo. Quindi ce ne freghiamo altamente della morale. Ovviamente io voglio andare avanti, quindi riceverai 133. E allora sappiamo adesso che si trovano a Dinas. Cazzo, i giorni sono passati. Note su Eriu, hai scelto di uccidere i nipoti di Flight Bertrand. L'ultimo dei tuoi demandi, stai lavorando per la nuova protettore dell'abate di Finian e i nipoti di Dong ti ha detto che i nipoti di sono in un fattore vicino a Dinas Bran. È il tempo di tornare dall'abate e ritirare la compensa. Cioè io sono qua a Dinas Bran. Cazzo, sono a Dinas Bran e devo salire a nord. E se li ammazzo prima? Se ammazzo prima i bambini? No, che devo tornare di nuovo là. Ma porca di quella palettola. Oh Reginaldo, come sei un rompi di quelli. Guarda, ti dico ancora di no per l'ennesima volta e... magari ti lascerò andare un giorno. Un giorno sicuramente ti lascerò andare. Allora io vado a sbarcare direttamente qui. Io ho paura delle navi, ragazzi, che le navi mi lasciano a piedi. 42.000. Morale malissimo, messo male, male, male. Tanto dobbiamo aspettare che faccia giorno. Non comprare nulla. Visita l'abate. Prepara gli altri 5.000 dollari! Forza! Ciù! No, 800 ragazzi! 800 non lo vendi da nessuna parte! Lo devi trovare un po' di tempo! Alla corte di Hyde. Ma porca di que... Guarda, razzierei il monastero, guarda. Devo andare ad Aelic. Cioè, io posso... Cioè, ho accettato di ammazzarli, bambini, ok? Perché mi devi fare andare a nord nuovamente? Dove sono le navi? Ma siete bastardi dentro, proprio. Allora, prima io scendo qua al porto di Rath Celtair, soldi calano, ragazzi. Che poi devo ritornare all'abate, sicuramente. Quindi sale idromele.
Scattatore, finalmente vediamo un po' di prigionieri. Schermagliatore non ne voglio. Mercante. Idromele. Birra. Che non è neanche economica, eh. Idromele, idromele. Pesce, pesce. Basta, riceverai 800 rimborso spese. Non c'è un'anima viva in questo Okaire, sappiamo. Mi avete stufato tutti, monaci e compagnia bella. Come torno a Ribe, vado subito a pensare alle navi. Questo lo lancio dalla nave, lo faccio annegare, sto bastardo. La birra costa la metà. Voi dite perché non vende il ferro? È che il ferro devo vendere dall'altra parte, costa molto di più venderlo lì, ci guadagno molto di più. Oh, io ho paura a parlare con sto tizio, chi è? Come si chiama sto missione? Aspetta, eh. Allora, vado via vicino a Baia, a quando pare una missione molto alla fine, ti offre 1000 dollari per comparire il suo cospetto. Ma non aveva detto che si trovava la... Ha detto ad Ailich. La padrina ti ha detto che Miles Brace Isle, suo protettore, è ad Ailich. E so è Ailich. Invece qui cosa dice? Quando poi una missione importante ti offre. Adesso sono Dailich e ormai sono qui, devo parlare con Mael Bresail. Poi devo scannare sti dati. Vediamo se Mael Bresail è uno di loro. No. Allora, visita la sala del signore, cerchiamo sto Mael Bresail. Mael Bresail, l'abbiamo trovato. Ah, Nicron, l'abate mi ha parlato meravigliosamente di voi e della vostra diligenza nel risolvere i miei problemi. Ho voluto incontrarvi di persona per dare un volto al mio eroe. Soliti ambiamente. Inoltre, non vedo l'ora di udire novità riguardo alla nostra questione di spesa. È un piacere conoscere, i tuoi nemici sono in una fattoria nei pressi di Nalbran. Invece di Fanele sono in una fattoria nei pressi di Nalbran, mio signore. I nipoti di sono in una fattoria nei pressi. Mi ha detto di essere molto schietto nel parlare, quindi. Le tue notizie sono eccellenti, per questo voglio chiamarti personalmente in aggiunta a quello della data di promesso. Sono altri 8.000 denari. Le persone che lavorano per me non devono preoccupare di loro di ricchezza. Tutto quello che chiedo loro è di essermi fedele e di seguire i miei ordini di fondamento. Grazie. Bene, missione nel tempo. Chiedo all'abate di promesso il tuo prossimo incarico. Il tuo prossimo compito è particolarmente importante. Dovrai impegnare molto a termine. Adesso devo andare, ti auguro ogni bene. Ciao, oh, buonasera, vado via. Però, vedete ragazzi, che il crimine paga.
Veramente, ragazzi, qui nel gioco praticamente ho fatto un sacco di soldi. È bruttissimo come cosa che il crimine paga, però ragazzi, veramente, chi vuole la vita facile spesso sceglie quella lì. Noi stiamo parlando di un gioco, quindi non prendete tutta la lettera. Stavo scherzando. Dai ragazzi, ci sta lo scomodo, dai, io lascio tutte le truppe qui, ormai abbiamo, quanto è morale, dai, normale, facciamolo diventare alto, colpiamoli. Sono tanti, sono tanti, però noi siamo migliori di loro, loro sono dei semplici ladri. Su, su ragazzi, su. Dov'è il nemico? Ce l'abbiamo di fronte, quindi fermatevi qui. Serrate ranghi. Mitragliateli, mitragliateli, li voglio tutti falciati. Continuate a serrare ranghi. Vedo ancora vittime. Dove è che dai? Dai ragazzi, dai. Caricateli. Quello con tre giavellotti in petto, ragazzi, un semplice furfante era ancora attivo. Mi hanno ammazzato il cavallo è morto. E se il cavallo è morto, ragazzi, io la devo fare pagare sto bastardo qua. Che colpa sua? Il mio cavallino. È morto, ragazzi, il cavallo ormai l'ho perso. Maledetto. E il cavallo non si toccava. Povero cavallo, piccolino. Vai, piccolino. Non c'è niente da felicitarsi. Il mio cavallo non c'è più. Poverino. Veterano irlandese e 5-9 giovani guerrieri. Tanta merda, la recuperiamo. Vediamo se siamo senza cavallo. Eh sì ragazzi, abbiamo perso il cavallo. Sono 4.000 ragazzi, oh. Ora che me lo rimborso sto cavallo. Commerciante. Ok ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo episodio, ovviamente un bel like come sempre, commentate qui sotto. Anche su Discord c'è una sezione dedicata a questo, potete discutere con tutti gli altri fan della serie. E ovviamente diffondiamo il verbo necroniano, quindi condividete ovunque sui social. E ci vediamo al prossimo episodio ragazzi, con Necron 4K 60 fps. Bye bye, la rivoluzione è iniziata, ricordatelo.